alla fine della nostra puntata e fa un editoriale sulla musica. Vales. Yes. Music, please. Ok, sta per finire la puntata, è la terza. Come al solito abbiamo cercato di metterci una pezza. Sì, qui a Funamboli parliamo solamente di guai. Sì, potremmo fare mille puntate di Funamboli e non finire mai. Ok, ho promesso che questa sera non mi incavolo. Io sono Valessi, in trasmissione sono l'avvocato del diavolo. Ma stasera l'avvocato per l'eccellenza non sono io. Sì, perché? Vuoi mettere l'avvocato del diavolo contro l'avvocato di Dio? Mi scusi pecorella, ma non ce l'ho fatta. È che qua dentro regna una mente matta. Sì, ma che cervello c'hai? Ho un cervello che vorrebbe uscire dal cranio. Ma sono niente in confronto al fisico che ora lavora il titanio. Complimenti, magari i nostri politici fossero così competenti. Sì, di questa puntata cerco di mettere a fuoco, ma ci ho capito davvero poco. Sì, che le cose serie vengono ridotte a delle cazzate. Sì, faccio le mie rime improvvisate per chiudere. Sì, per concludere. Mi ha scritto un mio amico greco, mi ha scritto da Atene, mi ha detto ciao, ricordati che ti voglio sempre bene. Ok, questa era la piccola parentesi, poi passiamo alla magistratura. Sì, le cose sono serie, i magistrati devono andare in ferie. Col cavolo, io sono Valessa, non vado mai in ferie perché sono l'avvocato del diavolo. Finisce così la puntata, la diretta. Valessa, prossimo lunedì vi aspetta. Yes, questo era il tuo riassunto della puntata. Ingroia, l'abbiamo convinta che non c'è solo il jazz da ascoltare? Assolutamente sì. Ecco, che è difficile con il jazz riuscire a fare un editoriale sulla trasmissione. Sì, così. Sì, assolutamente sì. Quando dicevi si sentono solo cazzate, ti riferivi a qualcuno in particolare? No, al fatto tutti i problemi che ci sono, no? È come se fossero stati ridotti ai magistrati che devono fare le ferie, come dicevano prima. Grazie. Allora, questo mi sembra un po' la sintesi, che a volte ci sono i problemi seri e poi noi ci focalizziamo su delle cose che magari sono meno importanti. Grazie Valessa, il momento del selfie.